Sulla richiesta avanzata ormai diversi anni fa dai frati trappisti che hanno sede nella località di Frattocchie nel comune di Marino, nei pressi di Roma, di realizzare un nuovo convento a Montegiove, la politica si è divisa come si è divisa la città. C'è chi si è mostrato propenso ad accoglierla, considerando Montegiove, di per sé protetto e vincolato da ogni nuova costruzione, come luogo della spiritualità e quindi disponibile ad una eccezione di carattere religioso, e chi invece si è detto del tutto contrario, considerando la richiesta dei frati un pericoloso precedente, e quindi ha imbastito un'azione finalizzata a tutelare in tutto per tutto il suo contesto ambientale. Tra questi c'è Claudio Razzi, vicepresidente di Lupus in Fabula, che, recatosi sul luogo, dove già i frati hanno ristrutturato una casa colonica che dovrebbe diventare la foresteria, con alle spalle il pianoro che dovrebbe ospitare il convento, ha motivato il suo parere. Questa è una zona vincolata, 5 vincoli almeno, vincolo idrogeologico, paesaggistico, di versante, di crinale, archeologico. Quelli che abitano qua per spostare un mattone devono fare delle pratiche lunghissime e magari non ci riescono, mentre la Giunta ha deciso di permettere a una comunità di monaci che vengono da Roma di costruire un casermone di 2.400 metri quadri, 24 appartamenti da 100 metri quadri, tanto per dare un'idea, 9.500 metri cubi, un edificio che non può passare inosservato, soprattutto che non può non lasciare il segno in un territorio così delicato che si intende tutelare. Mi sembra un privilegio che viene riconosciuto a questi religiosi, che è una discriminante rispetto a tutti gli altri. Sono state fatte diverse obiezioni a chi si oppone a questa realizzazione, tirando in ballo il turismo religioso, tirando in ballo la spiritualità del luogo e anche i trascorsi storici di Montegiove. Beh, allora diciamo che la spiritualità non si misura in metri cubi, quindi se facciamo un altro monastero non è che aumenta la spiritualità. È stato detto che questi terreni erano abbandonati, ma non è vero. Infatti adesso i frati li hanno dati a una società agricola che fa il biologico, ma sono sempre stati coltivati. È stato detto che aumenta il turismo, ma non so, non credo a Fontavellana, per la presenza del monastero, che le sorti di quella comunità siano cambiate notevolmente. Certo, una presenza religiosa può essere utile, ma questi sono monaci che non fanno molta accoglienza. Poi è stato detto che aumenta il silenzio, ma per aumentare il silenzio basta cambiare la classificazione acustica. Quindi non ci sono ragioni vere, profonde, per fare questa variante urbanistica. È solo un qualcosa che probabilmente politicamente torna utile, ma è una discriminante, è una cosa che è fatta esclusivamente per loro, che è una cosa ingiusta secondo noi. Non c'ha motivazioni di tipo né urbanistico né neanche etico. Dal punto di vista politico, Claudio Razzi sembra che parte dell'opposizione e la maggioranza si trovino d'accordo questa volta. Vabbè, abbiamo visto che è recentemente intervenuto il deputato Baldelli, quindi è ovvio che i voti che mancavano negli scorsi consigli comunali, per cui la deriva è stata ritirata, forse questa volta ci sono. Però diciamo a tutte quelle forze politiche che si riempiono la bocca di sostenibilità, di stop al consumo del suolo, allora chiediamo un po' di coerenza, perché le parole non servono a nulla, ci vogliono i fatti. Questa giunta che appunto dice di ridurre il consumo di suolo attraverso una diminuzione dell'edificazione con il nuovo piano regolatore, invece ha deciso di costruire qua 2.400 metri quadri, ha deciso di fare una nuova strada che sfascerà la collina di San Biagio e Gimarra. Insomma, la coerenza non fa parte di questa amministrazione, ma forse neanche di quelli che si candidano. Stiamo un po' a vedere.